Ficata. Andiamo a curiosare. E qui potete notare. Quindi morto? Hai ragione. Questo look, secondo me, è bellissimo. Mi stai facendo incazzare. Sono libero. Ah. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Shitty Tensei e sì, sono in una macchina, guido, finalmente, niente stampelle, sono libero. Basta video in studio, basta video in studio. Parlato comunque lo faccio lì, quindi. E oggi io provo una pellicola nuova, la Ferrania Orto 50. Gli amici di Arsimago me l'hanno cortesemente omaggiata e io non vedo l'ora di provarla. È una pellicola ortocromatica a 50 ISO di sensibilità. E che vuol dire che è ortocromatica? Vuol dire che non è sensibile alla luce rossa, il che significa che finalmente in camera oscura, se la sviluppiamo, possiamo tenere la luce rossa accesa e evitate da una serie di capocciate, gomitate, inciampà, spacca tutto. Essendo non sensibile alla luce rossa, ha una minore scala di grigi, quindi è bella contrastosa, bella carica, capito? E io adoro le foto in bianco e nero che sono nette, contrastose. Andiamo a provare con il mio amico Marco, che ci aspetta al quartiere Coppedè a Roma, che è un quartiere pazzesco. E le condizioni miste di oggi, c'è un po' di sole, un po' di nuvole, si prestano bene appunto a una pellicola bianco e nero. E il fatto che scattiamo di mattina in un orario in cui il sole è bello forte, sicuramente è ottimo per una pellicola a 50 ISO che ha bisogno di tempi di scatto più lunghi. E quindi niente, andiamo, partiamo. Avete visto fantastico cielo stellato della mia macchina, perché questo qui è venuto giù e abbiamo optato per una situazione qua di, no, adottare soluzioni punk per sopravvivere. Coppedè, io ci sono già stato. Ci avevo girato un video con un'altra amica mia, però mo c'è stai te nel video. Pronti? Non sono bella uguale, però dai, però del mio meglio. Parcode sopra. Perché sono smart. Sono smart. Ci sono le istruzioni su come svilupparla, oppure c'è il numero della segretaria di Ferrania, che salutiamo. Oh. Queste sono le cose belle che vi piacciono a me, no? Caricamento della pellicola. Esatto. È tipo roba che non capisci, perché magari dici, se lo faccio io spacco tutto. No, vabbè, in realtà è facile. Dai, sì. One week later. Ma dovremmo essere riusciti a fare tutto. Ci siamo, se Dio vuole. Ma infatti il crociato qua se lo rigiochiamo. Sentivo un crack, ho detto forse è il tuo ginocchio. Oggi siamo liberi, andiamo a scattare in giro perché posso muovermi. Track distrutto dopo un'ora. E nonno Corpandino ci ha pensato, mo quasi quasi do io. Nonno Corpandino, poi io rubamo il pandino, non c'è problema. Ci sta, proviamo. Ma comunque che è sto quartiere? Boh. Qua c'è una cosa pazzesca, però poi, come dicevamo prima, abbiamo notato un dettaglio importante. E qui potete notare. Quindi morto? Intanto però io, se permette, vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente. Hai ragione. La bellezza. La ricchezza, però, o stentino di plastica. Risparmio casa 5 euro. Esatto. Allora, qui hanno suonato Pink Floyd, Genesis, però adesso ci vanno i dischelli minorenni a... Ma pensavo adesso suona lui. No, adesso va lui, va Marco. Questo è un luogo che per la generazione mia e tua dei romani vuol dire una cosa e basta. Hashtag freaks. Esatto. Oh, tocca fotografarlo infatti. C'è da dire che il parcheggio a Prati al primo giro, cioè, manco male, nel senso non... Allora, o è perché giorni non vediamo, non mi sa che ci si sono allineati tutti e sette i pianeti, no? Quindi dobbiamo fare una giocata al Super Enalotto Mo. Sì, secondo me succede qualcosa dopo. Cioè, conta, l'ultima volta che ho trovato parcheggio, tipo, vai sotto il gazzometro subito, mi sono rotto il crociato il venerdì dopo. Cioè, mi sono fatto male al crociato il venerdì dopo. Allora, succede, puntiamo, chi dei due si spacca qualcosa? No, basta. Questo
questo è l'unico spot dei prati figo. Tu la pensi diversamente? Meglio di San Pietro. Non credo, non lo so, Francesco non la pensa così. Osiamo. Ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. Abbiamo finito, Abbiamo chiuso. Sala lunga, abbiamo chiuso. Avrei capelli della peroca, io per davvero. È quasi ipnotico però, Insomma. Perché avete visto una macchinetta? No. È lei comunque. Grande. Oddio, oddio, la stavo mettendo sotto. L'abbiamo e ora la andiamo a accorciare precisamente. Lì. One week later. Allora, potremmo trovarci di fronte a una delle mie pellicole bianco e nere preferite di sempre. È pazzesca, è incredibile, la adoro. E in più, aprendo la scatola della pellicola, c'è un QR code che voleva dire. No, non è appunto il numero della segretaria di Serrania, ma è un QR code speciale che, se inquadrato, rivela dei dettagli in più e la storia proprio di quel rocchetto di film, di quella pellicola lì. E io, da bravo marchettaro, ho subito pensato: Madonna santa, che figata! Andiamo a curiosare. Il QR code non è leggibile. Il mio telefono, che è un iPhone, non legge questo QR code. Forse perché è rettangolare ed è tarato sui QR code quadrati, non lo so. C'è comunque un numero seriale che può essere inserito sul sito e che dà appunto accesso al pannello dove si capisce di più della storia di questa pellicola. E tu pensi: Madonna mia, che figata! Immagina che cosa ci può dire, quando è stato fatto, con che ispirazione, rifacendosi a chissà quale tipo di pellicola storica, appunto, che tipo di look volevano creare. Invece hai il numero del batch della pellicola, quando è stata bobbinata e poco altro, e basta. Cioè, non lo so, potevano anche inventarsi qualcosina, tipo: questa pellicola è stata realizzata pensando a un particolare tipo di foto che abbiamo cercato di ricreare, questa pellicola è stata bobbinata mentre Sandy, la nostra tecnica di laboratorio, è inciampata e ci ha stambiotito sopra. Non lo so, anche inventasse una cosa del genere sarebbe stato molto più figo, ma in realtà è molto scarna e semplice la cosa, è un po' una cosa lasciata così in sospeso. Ah, comunque Sandy, non preoccuparti, capita a tutti di essere goffio sul lavoro, stai tranquilla. Appena ho preso la pellicola dallo sviluppo da Arsimago, ho preso subito il negativo per dargli un'occhiata, l'ho messo contro luce e ho avuto subito la percezione che era una pellicola veramente molto molto contrastata, come già supponevo, L'inizio della pellicola, tra l'altro, è un po' rovinatello, un po' de macello, perché ho fatto un po' di casino mentre lo montavo, come vi ricordate perfettamente. Però, porca... mi stai facendo incazzare. Capacità tecniche per contenuti di qualità, tutto per voi. E questo look, ragazzi miei, questo look è incredibile. Proprio di bianco e di nero si parla, e quando io penso al bianco e nero non penso a nient'altro, bianco e nero, senza i grigi. Che ci frega dei grigi, che ci famo? Non è vero, i grigi, il grigio in particolare serve tantissimo in fotografia e anche nella dita. Ma a parte tutto, è chiaramente un elemento di bilanciamento il grigio, e più la scala dei grigi è ampia, più informazioni si possono catturare con una pellicola bianco e nero. Questa foto che ho scattato a Marco è evidentemente priva di molti grigi, invece questa foto che ho scattato a Francesca ha una gamma tonale molto più ampia, con tanti grigi. Ecco, in certi casi nell'editing mi è venuto in mente che per alcune foto che ho scattato a Marco sulla Ferrania Orto 50 potesse essere meglio avere qualche grigio in più, proprio perché mi è sembrato di non distinguerlo quasi dal background della fotografia, tanto era mancante il grigio. Nella foto invece di Francesca si vede bene come è tutto pulito, preciso, con una gamma tonale ben definita e molto più ampia rispetto a quella della Ferrania. Quindi diciamo che magari in certi casi un po' più di grigio potrebbe aiutare, ma questo look secondo me è bellissimo, che dà un'idea di un po' più di sporco, di grezzo, ma che al contempo conferisce personalità a un soggetto e può far fare degli scatti molto tenebrosi, molto cupi, che possono accentuare una determinata caratteristica dello stato d'animo del personaggio che si ritrae in quel momento. Tra l'altro poi le foto sono piaciute anche a Marco, che mi ha dato il suo feedback, e chiaramente è la cosa più bella per un fotografo, e appunto i pareri sono allineati sul fatto che le foto sono proprio belle. Altro punto molto particolare è che la grana è quasi inesistente. Ora, è chiaramente più facile che sia fine la grana su una pellicola ISO 50 rispetto a una pellicola dall'ISO più alto,
però al contempo qua bisogna veramente impegnarsi per trovarla. Ed è veramente una cosa che, secondo me, per una pellicola che ha dei contrasti così netti, è ideale, perché se aggiungiamo al contrasto netto anche una grana bella grossa come dei chicchi di sale, secondo me rovini un po' il look. È de gustibus, cioè secondo me è così. Ci sono persone che preferiscono tantissimo il look bello contrastato con un sacco di grana proprio sporco sporco. E anche a me in qualche foto piace, però appunto dipende sempre dalla circostanza, da cosa si sta fotografando, dal look che si vuole ottenere, dal significato che si vuole dare alla fotografia. Inoltre questa qui è una pellicola mega adatta secondo me agli scatti architettonici. Il fatto che sia così netta fa sì di mettere l'enfasi sulle texture delle abitazioni, dell'intonaco, fare dei giochi di contrasti molto molto belli e significativi. E in più questo è un super pro che in realtà è più o meno di tutte quante le pellicole, ma qui l'ho ritrovato in maniera veramente netta, è il fatto che questa pellicola regge la sovraesposizione benissimo. Ci sono stati degli scatti, come ad esempio questa in cui io ho palesemente sovra... Allora, basta. La terza stagione non accadrà mai, d'accordo? Facciamoci pace. Non accadrà mai. Dicevo, in questi scatti io ho palesemente sbagliato i settaggi e ho sovraesposto, però non ci è voluto molto editing. Ho abbassato un po' l'esposizione, appunto, le alte luci, e comunque il risultato è tutto sommato abbastanza buono. In fin dei conti sono davvero soddisfatto di questa pellicola. Vorrei ringraziare gli amici di Arsimago che mi hanno offerto gentilmente questa pellicola, e sicuramente ne comprerò molte altre perché, boh, ne vale la pena e mi è piaciuto tantissimo scattarla. In descrizione vi lascio il link al loro sito, hanno una pagina categoria che spiega tutti quanti i prodotti all'interno del loro catalogo. Andateci, si trova a Roma e secondo me è il miglior negozio di fotografia che potete trovare in circolazione, che è ideale sia se siete dei principianti sia se siete dei professionisti. I ragazzi sapranno aiutarvi in entrambi i casi. Quindi vi ringrazio per aver guardato questo video fino a qui e vi ricordo di lasciare un like e commentare questo video proprio per farmi capire se vi sono piaciute le fotografie, se vi è piaciuto il video, e appunto per farmi sapere se anche voi avete provato questa pellicola. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, in questo modo rimarrete sempre aggiornati sui contenuti che escono su questo canale. E niente, ci vediamo al prossimo video. Come al solito, un saluto da Lorenzo.